stato bellissimo l'esperienza dell'omaggio che abbiamo fatto in Erorgasmo quando c'era ancora Marco Clemens tra noi, insieme a Cinotto, insieme a Gigio, in cui io e Gigio facevamo praticamente cantare le persone, però con l'ultima formazione di Erorgasmo e poter cantare i testi di Luca e poter dire quelle cose è qualcosa che non dà una soddisfazione che nessuna parola che non è la tua lingua intellegibile, secondo me, può darti. Cioè, è proprio è un'esigenza fondamentale. Manca un po' in questo periodo perché ci sono tanti gruppi che per vari motivi, anche per aderire maggiormente a un'estetica, magari con negli occhi l'idea di poter avere successo, cosa di cui né a me, e sono sicuro neanche a Sabino, è mai fregato nulla, assolutamente, e tutta la nostra storia non si è mai sviluppata avendo in testa quell'idea. E in questo momento tante persone si autocensurano, cioè ci sono dei ragazzi che e per cui capisco anche il motivo per cui, per esempio, se quando io avevo 14 anni e volevo sentire musica di rottura, potevo ascoltarla tranquillamente perché avevo dei Sex Pistols in Erorgasmo, cioè avevo veramente qualsiasi cosa da ascoltare. Oggi, avessi 14 anni, sicuramente ascolterei la trap, che è quella dove i ragazzi dicono le parole, usano parole di rottura. E contemporaneamente, però, anche in quel mondo le parole di rottura sono di rottura fino a un certo punto, perché rispondono a dei canoni di estetica che sono comunque molto forti. E quindi una rottura vera, proprio totale, non c'è. Poi ci sono in realtà tanti gruppi a cui non gliene frega niente della fama, che continuano a fare cose fregandosene e che magari non avendo quel mondo che all'epoca invece, quando noi eravamo giovani, in un qualche modo creava anche un pubblico, continuano a fare le cose un po' più invisibili, ancora più invisibili di quanto potevamo essere noi. Questa rottura della quale stai parlando, che hai reso come metafora anche con il pezzo, no? Con Iconoclasta che spacca, no? Proprio è un pugno in faccia. Io l'altro giorno sentivo Torino Rock and Roll Stars, il vostro disco del 2001, dove c'è Il mondo all'ingiù, che è uno dei pezzi che io preferisco dei Bellicosi, e mi chiedevo appunto. Quanto è del 2001, quindi è di 20 anni fa, così come alcuni pezzi, io non so, Iconoclasta di che anno è? Iconoclasta del 96, Appunto, cioè 25 anni fa. 95. Mi sembra quasi che siano prefigurativi della dissoluzione del mondo, no? Cioè, che differenza c'è tra il 95? Le abbiamo sempre mandate. Sì, davvero, sembra Forza di veramente. Dillo, minchia.
Ma pare che proprio sia così, no? Cioè, se io sento i vostri testi, in alcuni casi mi rendo conto che veramente c'è una lungimiranza straordinaria, il no future per intendersi, Sì. che è l'urlo, no? Del punk. E non è una roba come è sempre stata vista con il nichilismo imbecille, no? È proprio una prefigurazione del fatto che questo sistema è un sistema che sta decadendo e ne stiamo toccando veramente il fondo. Cioè, in questo momento io credo che sia difficile, cioè, o si dà una svolta e non la si darà, perché io non ci credo, non reputo gli esseri umani così intelligenti da poter imparare da questa esperienza, oppure siamo alla frutta davvero. E credo che quello che voi avete cantato fosse davvero così prefigurativo. O sto interpretando troppo, troppo male? No, no. Gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte. Mi potrai fare i discorsi che vuoi, ma gira sempre dalla stessa parte. Hai imparato a parlare in silenzio tra le parole di qualche canzone. Sentirsi consumato a 20 anni da solo. Del resto, e ogni sera nello stesso letto. Vedrai, vedrai, il tuo sorriso poco a poco sparirà. Gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte. Mi potrai fare i discorsi che vuoi, ma gira sempre dalla stessa parte. Ne parlano da anni, non è un'opinione. Passo dopo passo verso l'estinzione. Nel mondo all'ingiù ci vivi anche tu disegno perfetto di ogni sera nello stesso letto. Star, è vero, è inizio 2000. Sono due robe che personalmente mi hanno toccato molto. Con i Bellicose abbiamo fatto due reunion, precisamente. Una fu nel 2008, un benefit per Radio Blackout, e fu al CSA Murazzi, di cui anche di quello è stato pubblicato un DVD. E una più recente fu in realtà nel 2016, un secret party al Padiglione 14 a Torino per Macno, Macno 2016.
di cui dopo devo dire solo una cosetta, è stata una riunione del 2016, quella di cui Simone ha pubblicato il video pochi giorni fa, e che fu un secret show perché era posti limitati purtroppo in video. Pertanto fu fatta un'altra a gran richiesta, facciamo una vera e propria riunione, uno spazio 211, una due giorni consecutiva all'inizio 2017. Dico questa cosa sulle date perché insomma furono tre pienoni, no? Quella del 2017 lì allo spazio sono stati due sold out consecutivi, perché rimasi toccato da una cosa: i brani li ho scritti personalmente intorno, avevo 20 anni, no? Ed era nell'inizio anni 2000. E effettivamente queste, quando le persone che hanno partecipato ai concerti, quindi nel 2017, praticamente 20 anni dopo, erano sia sì dei coetanei, gente di 30-40 anni, ma anche tantissimi ventenni. E allora lì mi sono reso conto che proprio che erano, quindi c'è stato sì un passaggio, una trasmissione, un passaparola rispetto a quello che erano stati bellicosi, quindi mi domandavano chi fossero, come mai fossero lì, come mai, e cantavano con la stessa passione, la stessa presa bene i testi, le canzoni, anche lì con un'onda su di noi, praticamente non riuscivo neanche più a cantare, praticamente fin dall'inizio fino alla fine è stata una roba abbastanza epocale, e, con un sentimento, un vissuto che era praticamente identico. Quindi giusto per dire che non per essere generazionali, come esempio un grande come Vasco sa anche essere, no? Quando una parola riesce a prendere più generazioni negli anni, vuol dire che lì effettivamente sono dei contenuti che si possono trasmettere a livello umano nelle diverse generazioni, che fanno veramente parte della nostra vita, più riprese, al di là del momento storico in cui ci si trova. Quindi il contesto degli anni 90-2000 aveva certamente le premesse di quello che sarebbe stato oggi probabilmente la società, l'umanità a livello globale, ma da un lato c'era un sentimento personale che era già molto forte in quella direzione lì, dall'altro probabilmente siamo stati, come dire, certo abbiamo introdotto alcune tematiche, ma non abbiamo creato nulla di originale, perché allo stesso tempo era il contesto attorno a noi che spingeva in un certo tipo di protesta, passatemi il termine, e quindi eravamo nient'altro che megafono di tutta una serie di parole e contenuti che giravano attorno a noi. E pertanto non mi stupisce, ma non troppo, il fatto che si arrivi ad oggi, 2020, ed alcune cose facciano veramente parte di ciò che sentiamo tuttora, in cui sono cambiati sicuramente alcuni parametri, ma insomma quello che è successo succede a livello globale ha il suo fermento in secoli, in anni di vita, di storia della nostra umanità, e pertanto in quegli anni là la interpretavamo con il nostro sentimento, ma che è assolutamente lo stesso sentimento di adesso, e che può avere un giovane che ascolta e che vuol vivere la trap, si citava prima. Io penso che ad oggi ascolterei trap se avessi 16 anni, ma proprio senza ombra di dubbio, l'ascolto comunque anche se ho 44. Noi, l'impotenza, per la vecchia intelligenza domani è noi!
so se mi sono spiegato. Assolutamente, cioè io vi adoro, nel senso che mi sembra che avete una capacità di sintesi nel vostro affermare le cose, e una forza anche che deriva sicuramente da un'esperienza grossa, che è quella che avete avuto a livello musicale, ma io penso che ci sia anche molto dietro da un punto di vista umano, e questa cosa io la posso confermare perché vi ho conosciuto e vi stimo veramente tanto. Io sto litigando in questi giorni in maniera furibonda, perché mi sono messo con le mani su questa storia della radio con il copyright. Mi segano costantemente, cioè io non riesco a passare una giornata in santa pace. Tutti i pezzi che promuovo li devo modificare con un software, gli cambio un mezzo tono e gli do una percentuale di velocità maggiore per cercare di sfuggire agli algoritmi la scansione che fanno per questa cosa. In alcuni casi è drammatico, perché ci sono dei pezzi dove sembra che qualcuno canti stretto per le palle, hai capito? L'altro giorno ho passato un pezzo di Piero Pelù e un mio amico mi ha detto: ma questo non è Pelù. Ho detto: no, ti posso garantire. Ma è cantato, sembra veramente un altro. Però mica ecco, male prendere Piero Pelù e farlo cantare con le palle strette. Con le palle strette, sono d'accordo con te, bisognerebbe stringerle un po', ogni tanto non fare più. Ci anche no, ha preso delle derive piuttosto poco simpatiche, secondo me. Ah, comunque hai detto Piero Pelù, io avevo capito Pere Ubu. No, tu eri avanti. Sei troppo avanti, Sabino. Insomma, questo preambolo per chiedervi che rapporto avete voi col copyright? Cioè, secondo voi, ora è quasi una domanda scontata, perché detta chiesta a voi, però vorrei sapere come la pensate, visto che fate musica, no? Avete fatto dischi, vendete dischi. Un disastro, Simone, cioè nel senso è un disastro, perché poi lo stai che io, guarda, non ti dico, ancora oggi noi Fluxus facciamo fatica a capire cosa sia successo, anche per colpa nostra, perché io voglio dire, quando appunto abbiamo fatto il primo disco io avevo 21 anni ed ero proprio, odiavo la SIAE, odiavo tutto, e quindi assolutamente era tutto, i primi dischi sono stati fatti così, e quindi noi non appartenendo, non puntando a quel mondo che pensava di fare quello che faceva per poter vivere di musica, naturalmente quegli aspetti lì non li abbiamo mai presi in considerazione. Per il tipo di musica che abbiamo sempre fatto, non credo che pagheremo mai le conseguenze, perché tanto, voglio dire, in qualunque caso non abbiamo mai fatto musica, diciamo, che può essere ascoltata da un numero tale di persone da poterci vivere in Italia, diciamoci la verità. Già fanno fatica quelli come appunto Piero Pelù, alla fine uno che ci vive di musica, ha deciso di vivere di musica, al physique du role per fare quello che fa, e si fa un mazzo infinito per riuscire a vivere della sua passione, quindi è anche, insomma, ammirevole nel senso, però il copyright, più che altro secondo me la questione non è tanto del copyright quanto della in sé, quanto della creazione di spazi di libertà all'interno dei mezzi che utilizziamo quotidianamente. Noi viviamo in un periodo storico, e anche qui, se andiamo alle radici di tutto quello che è accaduto, io ho cominciato a lavorare, ma anche tu, Simone, perché mi ricordo benissimo ai tempi quando facevi i database relazionali e imparavo da te i jQuery che facevi con Access e utilizzavamo Windows 3.1. E io abbiamo cominciato a lavorare nel mondo dell'informatica agli albori, quando c'era un'idea dell'informatica, di internet, totalmente differente da quella che poi è diventata, in cui io mi ricordo che appunto bazzicavo e ero in contatto con i primi gruppi di cyberpunk, per cui
in quegli anni, sfruttando reti pirata, riuscivo comunque a navigare alle volte più velocemente di come poi ho navigato dopo con la DSL fornita da TIM. Però voglio dire, tutta una battaglia, una lotta che si è fatta anche sull'onda della creazione di uno spazio di libertà, in questo momento è completamente perduta, sconfitta, nel senso che noi utilizziamo, cioè tutti quanti utilizzano internet, utilizzano i mezzi, e sono tantissimi i mezzi che hanno aperto tantissime possibilità, ma che in un qualche modo sono estremamente controllati. Per cui la maggior parte delle persone che vive internet come se fosse Facebook, in realtà non si rendono conto di stare all'interno di una piattaforma di una multinazionale americana che semplicemente utilizza i dati delle persone, e ogni persona è un lavoratore volontario, inconsapevole di una megagalattica trangugia e divora, per dirla alla Mel Brooks, cioè nel senso, siamo dentro questo mondo qui. E c'è pochissima consapevolezza. Questo mondo porta tantissime, diciamo, tantissimi vantaggi, dall'altro porta anche tutta una serie di svantaggi che diventano ancora peggiori quando c'è una totale inconsapevolezza. Poi ci sono stati dei casi per cui ormai queste parole sono un po' ovvie, perché tanti vasi di Pandora si sono aperti, vedi Cambridge Analytica, tutte le questioni che sono accadute, negli ultimi anni, però contemporaneamente viviamo in un mondo nel quale i veri spazi di libertà non sono così presenti, per cui è logico che se pubblichiamo sui canali ufficiali, che sono YouTube, Facebook, eccetera, che sono controllati dalle stesse multinazionali, abbiamo tutte quelle restrizioni che non ci permettono di fare esattamente quello che vogliamo, che non significa rubare il copyright e non pagare gli artisti, assolutamente, e quello è un altro discorso. Significa avere delle grosse limitazioni, e quindi in realtà però gli strumenti per poter comunque non aggirarli, ma creare degli spazi alternativi ci sono, e forse sono più complessi da costruire oggi che prima. E si raggiungono meno persone, logico, perché se facciamo il nostro sito completamente così è più faticoso, e si raggiungono sicuramente meno persone appena lo pubblichi, lo condividi. Quindi è un aspetto col quale bisogna fare i conti. Io sul copyright in generale credo che sia giusto dover pagare i diritti agli artisti, che in qualche modo debbano essere riconosciuti, e allo stesso tempo credo che sia responsabilità di una politica generale del fare in modo che gli artisti possano vivere facendo della propria arte un lavoro. E anche questo, essere totalmente alla mercé del mercato, è una cosa, una vittoria del capitalismo, cioè non è assolutamente una cosa democratica, per nulla. E non premia assolutamente la ricerca, Sì, l'arte. ah, certo. Sabino? Ma è bellissima, molto interessante l'analisi che fa Franz, mi ci ritrovo. È assolutamente, cioè, veramente come posso dire, un punto di vista personale di come posso vedere o interpretare il tema dei diritti d'autore, sia da un punto di vista di musicista, ma anche di fruitore. E dall'altro, solamente la cosa però deve marcia parallelamente con una lettura veramente globale di sistema a più livelli. Quindi non so come spiegarmi, ma c'è veramente, secondo me, la differenza sta in come in ogni persona che vuole scrivere, vuole affrontare, vuole creare, come stai facendo tu, Simone, no? Secondo me tu stai creando una cosa, stai divulgando una cosa con dei propositi nobili, a mio vedere. Come le due cose possano coincidere, collimare positivamente, cioè nel senso tu stai facendo in questo senso un podcast, una radio web, non so come chiamarla diversamente, con dei contenuti di divulgazione positiva e costruttiva di determinati fenomeni musicali. È assurdo e paradossale il fatto che in questo momento tu ti debba scontrare con un sistema
un'oligarchia tecnica che ti impedisce di farlo tranquillamente, no? Perché poi arrivi a farlo, ma ci guadagnassi un euro capirei, no? Ma sto facendo una cosa che lo faccio per tutti. Esatto. E chiaramente c'è qualcosa che non funziona. Certo. Non ho una risposta. Un problema di sistema e politico, di gestione dell'insieme, cioè nel senso che i diritti dovrebbero pagarli chi veramente li sfrutta e non chi fa attività divulgativa. È un paradosso, no? Che io scarico un video da YouTube che è pubblico perché è su YouTube, e se lo ripubblico quel video me lo bloccano perché dice che sto violando il copyright. Perché detiene le royalties su quel video. Guadagna sulle visualizzazioni perché poi vende pubblicità, fa i cazzi suoi, capito? Su questa roba. Guarda, per esempio, io fastidio che io riproduca un video dei Fluxus, per dire, non è così, però guarda che per esempio oggi ho fatto una puntata sulle posse e quindi su gruppi che fanno parte di un movimento militante, no? Una serie di video che ho postato, YouTube mi diceva che stavo violando il copyright, ma ti parlo degli assalti frontali, non ti sto parlando di Frankie Energy, che peraltro anche lui, però ti parlo degli assalti frontali, ti parlo dei 99 posse o degli MM Gretta, cioè sono gruppi che hanno anche sempre avuto un impatto abbastanza critico nei confronti del sistema e che però entrano dentro quel sistema perché c'è qualcuno che ci ha messo le mani sopra. Questo, no? Problema nasce nel momento in cui si cedono le edizioni, quindi allo stesso tempo il non cedere le edizioni non permette di fare tantissime operazioni, però ripeto, cioè, è una questione di, anche come diceva Sabino, cioè bisognerebbe, diciamo così, riuscire a... Ci sono delle logiche per le quali se tu fai un qualcosa a scopo, diciamo così, editoriale, quindi di divulgazione, dovresti poterlo fare. E contemporaneamente ci sono proprio delle limitazioni tecniche complesse con le quali siamo appunto in un sistema molto caotico. Poi a fronte di questo c'è invece un mondo che non funziona assolutamente e che si pensi o che se ne dica, in Italia, cioè, ma anche in tutto il mondo, parliamoci chiaro, di gente che vive di musica sono pochissimi, cioè non è un abbaglio totale questa cosa ed è anche una mistificazione che si è creata, che lo stesso sistema contribuisce a creare perché fa comodo a un mercato, ma poi dietro tutto questo c'è una tragedia immane, cioè non è una cosa... Sì, poi in questi giorni... Sono anche le politiche... come ben sapete, qui in Francia c'è una politica molto buona rispetto al mondo dell'arte e della musica, quindi sono delle buone eccezioni, credo anche in alcuni paesi nord europei, i famosi sussidi di intermittenza. Pertanto, ecco, se sei un musicista, un artista, come avremmo potuto essere noi, Franz, con i nostri ritmi, con il nostro target, con la nostra frequenza, per noi avrebbe potuto essere un mestiere. Nel senso... Guarda, io conoscevo, frequentavo tanti anni fa Luc Van Peebles, che suonava con i Tuxedo Moon, il trombettista, e mi ricordo che con lui una volta in Belgio abbiamo fatto un calcolo di quanto avrei preso di sussidio vitalizio per la quantità di dischi che ho venduto e concerti che ho fatto, e all'epoca parliamo, avrei preso 1.600 euro per tutta la vita, senza fare nulla. Si è stato il Piero Pelù francese. E invece in Italia al Salone del Libro, nonostante sia stato iscritto alla SIAE poi per tantissimi anni, non potevo neanche entrare gratis, nonostante fossi un autore testi iscritto alla SIAE e i miei dischi fossero venduti all'interno. Però non poteva entrare. Contemporaneamente è logico che invece la prima moglie di Brunetta, senza aver fatto un cazzo nella vita, poteva entrare senza problemi. La borsa. Ok, sentite, una domanda al volo. Voi non avete mai collaborato, fatto cose insieme? Abbiamo fatto la cosa, quella lì del il pensiero sarà un suono, no? Non l'avevamo fatto. Ah, minchia, sì. Stavo ripetendo, sì, mi sfuggiva. Quello?
E poi, beh, io ho fatto una cover di Franz, nel senso, circa 4-5 anni fa è uscito un tributo italiano ai Fluxus, Niente da rifare, giusto il titolo? Tutto da rifare, sì. Ma niente, guarda, niente. L'età è la stella, tutto da rifare, lapsus. E 10 band italiane degli anni, quindi 2010-2015, che hanno coverizzato dei brani dei Fluxus, e l'ho fatto, logica di possesso suonata con i Titor.
siamo, è vero, ritrovati nel progetto Pensiero sarà un suono, coordinato da Sandro Serra, che all'epoca era chitarrista dei Titor, insieme a Fabrizio Brode e Domenico Mungo. Sì. Il progetto era questo, Simone, ti sarebbe piaciuto? Quindi una band fissa sul palco di basso, chitarra, basso, due chitarre, batteria, con la quale si avvicendavano dei diversi cantanti, intervallati da degli scritti di Mungo. I diversi cantanti, beh, eravamo tanti, Franz, io, te, Zazzo De Negazione, Gigio Bonizio, Bobo dei Fratelli, prego. Non c'era stato Fiumani anche, no? Una Fiumani volta. Nell'ospitata, nella insomma, sono state fatte due o tre serate, Fiumani è stato l'unico ospite esterno, se non sbaglio, e il gioco era un po' questo, reinterpretare dei classici della musica rock pop italiana degli anni 60 e 70, da Lucio Dalla, post rock, anni 90, mi spiego meglio. Pertanto una base dei Fugazi, quindi Waiting Room dei Fugazi, su cui Zazzo canta per Elisa. Ma dai! Sì, Franz, non so te quale... Io avevo cantato Battiato, però non ricordo più la base strumentale, quale fosse. Ok, attenzione, questa qua è per Franz, così. Ciao Franz! Ciao Franz! Ciao Franz! Tantissimo, per esempio la puntata che hai fatto l'altro giorno,
sulla, dove hai appunto parlato del Papa, eccetera. Ecco, perché siamo in una bolla nella quale poi ci si ritrova a parlare di cosa dice Conte, di cosa dice il Papa, ed è un'allucinazione, perché voglio dire, Conte è uno a cui scrive i testi casalino, cioè non è che stiamo parlando. Certo. Stiamo parlando di personaggi, di gente allucinante. E il Papa, a persone che io non ho nulla contro, o meglio, io sono ateo, quindi non, però non è che si può poi ritrovarsi a riconoscere il Papa della Chiesa Cattolica Italiana come un rivoluzionario Che Guevara. C'è qualcosa che non funziona. Comunque, guarda, ti dirò, io sono 2 giorni che sto leggendo l'enciclica Laudato Si', perché è veramente è rivoluzionario sul serio, cioè siamo stati scavalcati a sinistra da quell'uomo. Sì. Poi a me, lui mi sta sulle palle da mo', cioè quando l'hanno eletto Papa ho avuto subito delle grosse difficoltà ad accettare il fatto che uno che era a capo dei gesuiti durante il regime Videla non si fosse esposto, non gli avessero strappato le palle come hanno strappato le palle a tutti i preti della teologia della liberazione. E il fatto che lui ne sia uscito bene, secondo me, tanto pulito non era, per cui non mi sta simpatico. Però devo dire che nell'enciclica del 2015 lui ha detto cose Certo, straordinarie, straordinarie, che io non sento dire da nessuno, e ma in quindi le sto realtà, leggendo perché secondo me è bello anche, non adesso è mica troppo accurato. riportandola sulla pratica, io ricordo anche quando lavoravamo in cooperativa, a me è capitato di lavorare con persone della chiesa, preti, eccezionali, che erano molto più, se vuoi, rivoluzionari e Sì, ragionevoli e intelligenti rispetto ad partiti. altri che invece avrebbero dovuto rappresentare la sinistra, quella più illuminata. E quindi nella pratica, come allo stesso tempo, pensiamo al problema dei migranti, cioè se non la Chiesa è stata sussidiaria rispetto allo Stato. E ha salvato tantissime persone, è riuscita a fare quello che avrebbe dovuto fare uno Stato italiano, laico, e invece l'ha fatto la Chiesa. E lasciare in mano, appunto, contemporaneamente la Chiesa e il Papa che va in Piazza San Pietro deserto con una scenografia che non ho idea di quanto sia costata, anche se era ridotta all'osso, invece di parlare, dire: ma dacci tutti i soldi della Chiesa, toglietevi tutti i vestiti, andate in giro con i sandali come i francescani. Cioè, voglio dire, alla fine in Italia i sussidi li sappiamo quali sono. Io sono un autonomo ormai da una vita e fortunatamente non devo, cioè nel senso non sono proprio alla canna del gas, sto lavorando tantissimo in realtà perché lavoro tanto nel campo digitale, ma voglio dire, non puoi pensare di risolvere la questione tragica del lavoro in questo 600. momento con 600 euro, che è pure meno del reddito di cittadinanza, con gente che paga una quantità di tasse spaventosa. Cioè, è una cosa, è veramente un insulto. È un insulto sia da parte dei politici che anche da parte della Chiesa. Per cui a me di sentire poi, però dico, io non, a me il Papa non è né antipatico né simpatico. E il Papa è un po' come la Murgia, ecco, diciamo. Io non sono credente, comprendo tutti gli aspetti e l'importanza o la necessarietà che deve avere l'aspetto religioso della nostra società, lo capisco, però mi interessa fino a un certo punto, cioè, per cui alla fine non è che una questione personale, non mi interessa, però invece nella questione pratica sì. Perché se penso a tutti i soldi che la Chiesa ha cattolica e che spende in parte per fare anche del bene, perché appunto riesce a spenderli per accogliere i migranti che non vengono accolti da dei politici ottusi, però in gran parte soldi che potrebbero essere spesi per aiutare realmente un paese nel quale sono ospiti, come dicevi giustamente tu l'altro Ma giorno. poi la serie TV, la serie io l'ho vista in Francia 3 anni fa, non ho ancora visto la seconda stagione, ma The Young Pope in Italia, voi Sì, l'avete vista? Ok. io Sabino, io ti devo confessare una cosa, sono un nemico giurato di tutte le serie televisive, non ne ho vista una, non ne ho vista, Ok.
Io non guardo la televisione per lo più, a parte le partite, proprio non riesco a guardare la televisione. E le serie TV le trovo la morte del litigo sempre con la mia compagna, perché lei invece è appassionata. E mi sembra, perché non ti guardi questo? Con contrasto delicato. Io neanche io. Viaggio di cardiario. Quello lì che sale poi sul traghetto e rimane schiacciato con Beautiful e ti ritroverai su un vulcano a urlare a una, ma sali Spectra! Finirò così. Finirai così. Allora, io sono ancora più malato, film e serie TV le scarico, le masterizzo, sono un feticista orribile, anche quelle che vedi. Tecnologia del medioevo, la masterizzazione. Sì, esatto. Sei un feticista. Questa cosa compulsiva, no? E quindi però The Young Pop, te la consiglio Simone, magari di Sorrentino, adesso è uscita The New Pop, mi è piaciuta. Sì. Molto bene. E mi chiedevo come, perché poi l'ho vista a posto, ma se vogliamo, come l'Italia l'abbia recepita. Perché è pieno di provocazioni a tutti i livelli. Questo Sì, però guarda, anche lì ormai è sdoganato anche tutto l'aspetto dell'ironia. Cioè ormai non si rompe più niente. Tutto assolutamente accettato e quindi anche... non è che sia stato, diciamo, accolto come contemporaneamente, però voglio dire, Sorrentino, che è un ottimo regista, a me piacciono tantissimo i suoi film, anche l'ultimo, quello che ha fatto su Berlusconi. Allo stesso tempo, però, va riconosciuto che anche in quell'ambito, cioè, Sorrentino non è Cipria Maresco, per dire. Cipria Maresco a tutt'oggi, se tu guardi Lo Zio d'America, è diciamo un qualcosa che ti dà quasi, può dare fastidio, è difficile di gestione per qualsiasi pubblico, no? Come in passato altre grandi opere di grandi artisti. Sorrentino in un qualche modo poi riesce a rispondere con l'estetica, con una certa cura, a un mondo in cui tutto diventa accettabile, abbastanza mainstream. Quello sì. Mi aveva colpito però quella sera, perché però nel assolutamente d'accordo con la lettura, poi Sorrentino registra la sua opera e tutto, e era, l'ho trovato aggressivo su molti forte, assolutamente forte. Sì. Quello che pur rimanendo nel pop, nel mainstream televisivo. E piccola parentesi. No, ma infatti, ma hai perfettamente ragione. Me la trovavo interessante. Oggi per riuscire a fare, come guarda, è lo stesso discorso se vuoi per la trap. Per riuscire a dire certe cose, riuscire ad essere di rottura, devi comunque infiocchettare il tuo pacchetto in modo tale che sia accettabile. Poi comunque gli stessi Sorrentino e gli stessi artisti, anche che fanno le cose più accettabili, subiscono censure. Per cui comunque non tutto quello che vediamo è quello che avremmo voluto vedere, perché esiste ancora questo aspetto. Però sono d'accordo, cioè, infatti Sorrentino sotto questo punto di vista è bravissimo, cioè fa delle cose, anche il film che ha fatto su Berlusconi, che è stato anche criticato, eccetera. Però ci sono delle parti che riescono a raccontare estremamente bene degli aspetti psicologici che ha vissuto un'intera società, in cui, che ne so, la scena in cui ci sono loro che guardano la barca di Berlusconi dalla piscina e sono immersi in una specie di sogno onirico, di come se fossero, come se stessero guardando il Re Sole nella Reggia di Versailles. Trasmette perfettamente qual è stata l'illusione. Poi da lì che le persone riescano a coglierlo, capirlo, quello naturalmente... Era quello che mi chiedevo, dall'estero chissà come sia passato quella serie, quella roba lì in Italia. Guarda, Sabino, mi toccherà guardarla, porca puttana, farò la fine di Carlo. Lo so, ragazzi, sono quasi 2 ore che chiacchieriamo, io sono commosso veramente, siete bellissimi, mi ha fatto un sacco piacere parlare con voi, e tra l'altro credo che
che sia veramente che ci sia ci siano dei contenuti importanti in quello che avete detto stasera. Spero che questa intervista giri molto, perché ve lo meritate, perché avete, lo dicevo l'altro giorno a Sabino quando gli ho chiesto di fare questa intervista, e adesso ne ho una conferma anche da te, Franz. Sapete cosa dire e lo sapete dire proprio bene. E questa è una cosa importante. Avete una capacità di raccontare anche una storia, che è quella della Torino hardcore degli anni 80, 90 e degli anni 2000, fino ad arrivare a oggi, perché poi voi continuate a fare cose, e quindi avete una capacità di leggere e di sostenere le argomentazioni con le quali, che sono molto più profonde di quanto uno può pensare quando sente un pezzo punk hardcore, perché ti senti un pezzo punk hardcore e dici: minchia, questi urlano, vociano, non dicono un cazzo, e si pogano, cioè, si pogano, rompono i coglioni, no? Cioè, ci si mette le dita nelle orecchie perché non si riesce ad andare avanti. In realtà c'è una storia umana importante, e c'è una storia che voi avete raccontato in una maniera eccellente. Io sono veramente contento di questa serata. Tra l'altro sono contento doppiamente, perché vi rivedo dopo 30 anni, 20 anni, 20 tutti, sono 20 anni che non ci vediamo. Almeno 20, sì. E quindi veramente aver mantenuto questo filo è importante. Spero davvero di rendervi merito con questa intervista, cioè di riuscire a distribuirla in maniera che la gente sappia che cos'era la Torino Hardcore e come la leggono due persone che hanno fatto veramente una storia in questo senso. Io vi ringrazio davvero tanto, spero di rivedervi. Mi dovete fare una promessa, però, che se fate qualcosa a breve o a lungo, cosa, me lo dite, e me lo dite, perché devo venire. Io a te, Franz, ti ho rivisto quando hai suonato allo Spazio, quando hai presentato l'ultimo disco nel 2017. Sì. Ero a Torino per caso, ricordo. E ho detto: no, devo andare a vedere i Fluxus. Sabino, io non l'ho mai visto dal vivo, questa è una cosa che mi manca. Sabino dal vivo è da vedere, perché mi strappo i capelli e sono rimasto pelato proprio dopo aver visto i video. Non l'avevo visto dal vivo, è uno spettacolo. Personalmente, se farò qualche sortita in Italia dal 2021 in poi, sicuro non prima, e si potrebbe parlarne. Qui in Francia non mi sto dedicando a un'attività musicale a tempo pieno, non ce la faccio proprio per i tempi, energie. Ho collaborato con un quartetto d'archi, una specie di quinto rigo francese, si chiama Les Enfants du Car, e l'anno scorso abbiamo fatto una cosa divertente, è stato un tributo ai Sonic Youth. Suonato con viola, violino, violoncello, e quindi come in Quinto Rico, sul quale si alternavano diversi cantanti, ecco, un po' come il pensiero. La band è fatta Disappear, che è uno dei pezzi che io adoro di più loro. Non io, una cantante, sì, cantanti di diversa estrazione, dal jazz al pop, io ero il rocchettaro di turno. Io ho fatto Mildred Pierce e un'altra che adesso mi sfugge, insomma, super urlate su questa, e una è arrivata addirittura sul sito ufficiale dei Sonic Youth con gli ok da parte del fanbase americano, che ha accettato. Conto. Grande. E invece una piccola parentesi, all'inizio Franz hai citato il Bla Bla come uno dei rock club di Torino, tra gli attuali presenti, come gli attuali rock club torinesi italiani che giustamente hanno dovuto chiudere in questa, adesso la quarantena. E pertanto da venerdì in poi, una piccola preview, verrà pubblicato sui nostri profili Facebook miei, di tutta un'altra serie di compari, un video relativo al concerto che facciamo nel 2016 dedicato a Macno, che è il gestore di questo Bla Bla. Quindi il Secret Pie verrà pubblicato, è un video montato con delle interviste, eccetera, eccetera. Era stato inedito fino ad oggi, dopo 4 anni viene pubblicato, insomma, fra qualche giorno, ecco. Ed è per stimolare anche la campagna di crowdfunding che ha messo in moto lo stesso Bla Bla, di insomma, di una richiesta di aiuto economico a tutti i supporter del locale. E quindi, questa cosetta. Bene, bene. Finale, grande, Sabino.
Ragazzi, è stato veramente un piacere, siete veramente due belle persone, vi voglio bene e vi ringrazio perché penso che davvero siano state dette cose importanti. Vi saluto, ragazzi. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie Simone. Ciao Franz, alla ciao, prossima. Pino, ciao. Ciao, ciao, ciao belli. Ciao. Ciao. Persone.